Fantastico. Non è un problema di linea, è Facebook. Bug uno dietro l'altro ultimamente Facebook. Vediamo, aspettiamo di nuovo le persone che arrivano. Vediamo, speriamo che non cada di nuovo. Rifaccio il test della velocità. Vediamo. Non è assolutamente la linea, assolutamente. Carissimo Facebook, ne stai combinando una dietro l'altra. Per chi non lo sapesse, Facebook ha aggiornato l'algoritmo poco tempo fa. Tanto per... Annaggia. Vabbè, poi quell'altro video lo cancella. Allora, sperando che non cada di nuovo. Se cade, ragazzi, è stato bello. Ci vediamo la prossima volta. Se non cade, Alessandro c'era, Gennaro c'era, quella live io quasi quasi la cancello, se no depisto le persone e elimina post, elimina e vado in live solo con questo, se no poi le persone dicono, ah, mi guardo quello, arrivano quello, poi patapim patapam. Non si capisce più una mazza. No, no, lo cancello, Gennaro, se no poi è un casino. Ti ripeto le cose così almeno ti rimangono. Così almeno gli altri. Gennaro mi ha mandato un messaggio dicendomi: ma come mai il mio tasso di conversione è più basso rispetto a quell'utente che ha messo il post e questo e quest'altro? Perché il tuo tasso di conversione è sicuramente differente perché tu hai un negozio con un maggior numero di oggetti e non hai lo stesso settore merceologico. Ok? La risposta ce l'avevi già, la ridico anche per gli altri, non ti devi preoccupare. Ok? Gennaro ha fatto un corso con me one to one e poi adesso è in masterclass e Gennaro sta facendo dei numeri importanti. Ok? Vediamo se... Tanto io Gennaro, io ce l'ho, te lo sai che ce l'ho perché me l'hai lasciato e sono entrato proprio l'altro giorno e diciamo subito dal, tanto non è condivisibile, allora vi faccio, porca. Non diciamo le parolacce, no? Non si devono dire le parolacce, giusto? Allora, questo è il graficillo di Gennaro. Faccio solamente uno screen, Gennaro, tranquillo. Se ce la faccio, perché oggi non è giornata. Acquisisci ora. Uno, via. Perfetto. Fatto questo di Gennaro, lo copio e lo metto qua. Dovrebbe, non dovrebbe, non vuole metterlo, bastardo. Che va bene, dai, poi lo metto dopo. Allora, Gennaro, in confronto all'anno, allo stesso periodo di un anno fa, tu sei a 816% in più. Tu rispetto agli ultimi 30 giorni sei al 70% in più. Ok? Vediamo se mi dà le vendite più 70%. Nulla da dire. Cioè, poi anche rispetto all'anno scorso. Cioè, diciamo che... Perciò, Gennaro, quando mi mandi i messaggi che se mi arrivano quelle domande un po' strane, io dico no, va benissimo, ok? Va molto bene, va molto bene. La maglietta che l'ho fatta vedere prima, ah, chi non lo sa, ho cancellato un video prima perché è caduta la linea, questa è la maglietta che mi porta sempre fortuna, è una maglietta molto importante perché... Ha un significato. Chi sa l'inglese, se lo traduce... Aspetta però, non si vede un cacchio. Mi vedete? Sì. Aspetta però.
sotto c'è un'altra cosa. Vabbè, tipo sta lì e olio oggi, no? Vabbè, ma ci vuole, bisogna anche ridere ogni tanto, se no alla fine siamo troppo seri e non va bene. Ok, perfetto. La comunicazione che avevo dato era anche quella, siccome molte volte quando apri i corsi c'è qualcuno che rimane fuori dai gruppi Facebook e si perde le comunicazioni, come è successo l'ultimo corso SEO, due persone sono arrivate verso la fine del corso SEO e dicono, ah, esiste anche il gruppo Facebook. Comunicazione, messaggi ci sono, perciò può capitare che qualcuno li perda, va bene. Perciò, per chi è nel vecchio gruppo 6 ore e stiamo passando in masterclass, masterclass si chiude venerdì. Se qualcuno è rimasto fuori, che non ha avuto la comunicazione, me lo faccia sapere, se è intenzionato a entrare in masterclass, ovvio, questo è poco ma sicuro. Perciò mi raccomando, si chiude venerdì alle 19, come al solito. Ok, sono 4 giorni e i posti sono sempre quelli che sono. Anche perché non posso seguire 2000 persone, perché masterclass vengono seguiti. Ok. Adesso attualmente ci sono due gruppi masterclass, il primo dove c'è Alessandro Ave, dove ci sono il primo proprio gruppo che è uscito, ok? E il secondo è quello che si sta fondendo tra il secondo gruppo e il terzo gruppo, ok? Questo per creare più numeri, per farlo diventare più grande, anche perché quelli che sono dentro il primo gruppo possono dare una mano a quelli che arrivano dopo. Ok, oltre al fatto che comunque faremo live, ci sono anche io. E sì, è completamente autonomi Masterclass, perciò domande che mi sono arrivate oggi, siamo autonomi, possiamo vedere l'algoritmo quando cambia? Sì, ok. Va bene, a sto punto siamo in 13-14, mi sentite tutti, non vedo altri commenti, se mi date un ok io procedo e vi faccio qualche domanda, nel senso mi fate qualche domanda, però fatemi sapere se tutto va bene, se mi sentite, se è tutto corretto. Maurizio è entrato ieri in masterclass. Bravo Maurizio. Non correre. Primo e secondo modulo, fateli tutti, poi vai a fare le nuove inserzioni, ok? Mi date una conferma, vedo dei cuoricini. Bravi ragazzi, sempre, sempre cuoricini. Sembra un coglione, però bisogna farlo. Sempre like e cuoricini, mi raccomando. Mi metto gli occhiali che sono più serio, però li pulisco, se no non ci vedo una mazza. Mi date tutto ok, ragazzi? E anche qua. Ciao Massimiliano Fortini. Un ok, si sente bene, ti vedo, mi sei antipatico, mi sei sulle palle, mi sei simpatico, mi fai ridere, mi piace la tua maglietta, quando è che ti tagli i capelli? Nada. Ok, ciao Alessandro. Perfetto. Bene, vi do dopo queste anticipazioni che ci sono. Ah, poi l'altra cosa, gennaio si apre l'altro corso 6 ore. Non so che data, adesso vediamo un attimino perché lo sto sistemando il corso 6 ore. Vorrei fare delle modifiche, ampliarlo anche come si chiamerà 6 ore, ma secondo me arriveremo a 8 tra una cosa e l'altra. Però l'altra cosa è che subito dopo il corso 6 ore all'apertura ci sarà la divisione del gruppo, perciò si dividerà in professionali e non professionali, ok? Poi ci sarà progetto alla scuola per i venditori eBay, vabbè, ci sono molte cose in ballo che stiamo mettendo in piedi, piano piano, un po' alla volta faremo tutto, anche perché qua siete in 1.700 e io sono da solo con un paio di collaboratori. E non è assolutamente facile. Va bene, ringrazio tutti che ci siete. Va bene, è finito. Ciao. No, vabbè, a parte gli scherzi. Qualche domanda? Io rispondo alle domande. Mi raccomando, ragazzi, belle domande, né? E perché in masterclass non me le faccio qua le domande, ma non perché, non, ma perché sarebbe inutile. Ok, benissimo. Poi le domande le fate in masterclass perché anche se domande non ce ne sono. Però ho paura di Maurizio io, perché Maurizio è uno che. Maurizio Grandi, sto scherzando, eh. Ok, se volete fare qualche domanda, ben accette e rispondiamo, vediamo se riusciamo a rispondere a voce. Purtroppo non posso fare grafici, non posso fare disegni perché dovrei utilizzare quell'altro programma.
Via, io sono libero. Sono sposato con 3 figli. Qualche domanda? Se avete delle domande, aspetta un attimo perché so che i commenti arrivano subito dopo. Questo l'ho cancellato. Vediamo un po' se riesco a vedere i commenti. Ok. Nessuna domande? Ostrega, che bello. Mi fa piacere. Lo faccio io una domanda allora. Visto che non mi fate le domande, ve le faccio io. Aspetta, perché io qua i commenti li vedo dopo. Com'è andato Black Friday? Vi siete divertiti? C'è qualcuno che ha fatto numeri? Noi nella prima masterclass c'è stata una live che ho parlato proprio delle strategie che utilizzo solitamente per Black Friday. Ok. Qualcuno di loro l'ha testato, qualcuno l'ha testato in modo suo, okay? Ma i risultati ci sono stati. Ok. Bisogna lavorare con un criterio ben preciso. L'anno prossimo, chi sarà adesso in masterclass si beccherà quella live che la metterò sul gruppo, perciò rimane anche come casistica e come nuovo prodotto che andrò a inserire, perché nella masterclass man mano aggiungo sempre contenuti. Ma che bello quando non mi... Ah, eccole le domande. Ok, ah, scusate, arrivano dopo, ragazzi, Allora, rispondo a Giuditta. Per me non è chiaro il discorso dei gruppi. Allora, i gruppi sono stati creati, sostanzialmente ci sono due gruppi, c'è il gruppo 6 ore e il gruppo Masterclass. Ok. Ho creato questi gruppi per affiancamento ai corsi. Hai visto, ti stai facendo il corso 6 ore, ti fai il corso 6 ore, però c'è anche un gruppo di supporto, dove tutti quelli che hanno acquistato il corso 6 ore entrano dentro e si fanno anche delle live, dove si fa controllo delle inserzioni, dove ci sono persone che mi fanno vedere le proprie inserzioni, gli dico com'è, come non è, si va a discutere su quello che si è visto dentro il corso 6 ore. Ok? Premetto, il corso 6 ore per me è la base, per altri è già avanzato. La base intendo che è la parte che serve per poter entrare poi in masterclass. Ok? Chi entra in masterclass ci entra, se fa il corso 6 ore, per forza, o chi fa la consulenza con me, perché con consulenza con me vado direttamente nel tuo problema, nella tua situazione. Masterclass ti aiuta ad accelerare, ok? Già con me acceleri, però il masterclass diventa tuo lo strumento, ok? Non hai bisogno di Max, diventa tuo. Perciò ogni gruppo, ogni corso, questi due corsi hanno due gruppi di affiancamento. Ok? Tu, Giuditta, sei entrata adesso perché mi hai fatto la richiesta, sei entrato in una vecchia pagina, vabbè, sappiamo niente cosa è successo. Perciò ti avevo già avvisato che tu entrerai nel gruppo di gennaio. Perciò avrai il tempo per vederti 6 ore. E poi entrare nel gruppo di gennaio. Nel gruppo di gennaio si fanno delle cose insieme, durerà un paio di mesi, 2 mesi, 1 mese e mezzo, non di più. E poi si passa in masterclass. Esempio, a ottobre adesso, no, è stato fine settembre, se non sbaglio, forse primi di ottobre, si è aperta la 6 ore, ottobre, novembre, dicembre sta partendo la nuova masterclass per chi era in 6 ore. Ok. Dicembre siamo fermi, masterclass sta. Diciamo, studia masterclass in dicembre e a gennaio cominciano le live. Farà gennaio, febbraio, marzo e in contemporanea a gennaio parte anche il gruppo 6 ore. Cioè, sì, solitamente vanno sempre in parallelo, si aprono tutti e due insieme, 6 ore e masterclass. Ok, spero di averti dato. Spero. Sì, Claudia, ok. Vedi, Claudia è esempio una che è rimasta fuori. Certo, mi dispiace, cavolo, perché ti sei resa conto quanta roba abbiamo fatto nel corso 6 ore, ok? E mi chiede, ciao Max, potrei fare il corso di recupero, va bene, con il nuovo gruppo di 6 ore Genera? Certo,
Ricordamelo però, per favore, quando vedi che parlerò su questo gruppo del corso 6 ore, ricordamelo, così entrerai, ok? Perfetto. Rispondo ad Alessandro Randelli. Max, quando si rinnovano le inserzioni in automatico, parlando di aste e da venditore non professionale, la rilevanza in che modo cambia, se sì e come, quanto è negativo? Allora, tu che vendi già oggetti singoli, che sei in asta, non c'entra niente la rilevanza, ok? Avete questa parola in bocca e non sapete il significato, non ti offendere, ok? C'è un video su YouTube che parla della rilevanza, è un mio video, ok? Vattelo a vedere. O se no, la cosa più importante, vai sul mio sito e c'è un post che si chiama Come funziona la rilevanza eBay. È una spatafiata lunghissima. Attenzione, non è il vaso di Pandora, eh. Dietro la rilevanza c'è un algoritmo, ci sono delle logiche ben precise. Però ti dà l'idea di che cos'è, in maniera che non vi mettete questa parola in bocca e ogni cosa che fate ho paura della rilevanza. La rilevanza è chi vende di più sta nelle prime posizioni. Poi ci sono delle logiche dietro, vatti a leggere quell'articolo. Perciò tu che sei in asta, ok? Già l'asta hanno un plus di visibilità che va oltre ogni cosa, perché lavorano a tempo, ok? Lavorano su base tempo. Perciò, se la tua inserzione sta scadendo, sarà visibile nelle prime posizioni. C'è niente da fare, ok? Tranne se qualcuno seleziona soltanto compra subito. Ma solitamente non seleziona, vedono tutto il complesso. Perciò, vediamo, parlando di asse, venditore professionale, non c'entra niente venditore professionale e non professionale, non c'entra assolutamente niente. La differenza tra un venditore professionale, quali sono i vantaggi, ad esempio, tu fai un'asta e sei venditore professionale e non, è solamente una gestione delle tue aste che è molto più semplice perché hai un negozio che ti permette di fare determinate cose, ti permette di analizzare determinate cose, ok? Ma non parliamo di rilevanza in questo caso, ok? Cosa ne pensi di Therapic, Therapic, io lo chiamo in vari modi. È un buon strumento. Allora, se volete, ci sono molti che credono che usando Therapic ti trovi le parole chiave e allora sai, cioè, assolutamente no. Perché chi lo sa, ve lo dico anche a voi, anche se non avete fatto un corso, ma è una cosa base che dico a tutti, l'algoritmo si muove su base 30 giorni. Stop. Therapic ti dà delle vendite, degli oggetti più venduti. Allora può andare bene, ok. Ma io lo userei più per vedere il volume di fatturato nel trimestre della tua categoria merceologica. Esempio, voglio vendere condizionatori, posso sapere quanto volume si è fatto nel trimestre di condizionatori. Voglio vendere materassi, quanti volumi di materassi sono fatti, ok? Questo è una cosa interessante. Utilizzarlo come tool di parole chiave non serve assolutamente a niente, ok? Però se volete usarlo vi può dare un'idea, certamente non dico di no, però io dico uso, se voglio, anche se è una cosa differente che esce fuori da eBay, però io no, Therapic non lo faccio usare perché ci sono degli strumenti migliori, strumenti, una tecnica che uso io che è migliore. Questo perché mi sono reso conto spesso e volentieri che Therapic mi dà dei dati completamente diversi. Ok? Allora dico sì, lo prendo ma con le pinze. Se vuoi dico che no, guarda, no. Cioè, al di fuori di eBay che possono essere anche strumenti validi, c'è SEO Zoom, c'è SEMrush, AnswerPublic, non mi ricordo come si chiama, ce ne sono tanti strumenti delle parole chiave. Potresti associare al di fuori di eBay delle parole chiave associate a eBay. Esempio, parole che richiamano eBay e vedere quali potrebbero essere le parole più importanti. AnswerPublic potrebbe essere valido come strumento, però Therapic, ripeto, volumi di vendita. Ok, perfetto. Io mi sono divertito anche io, Gennaro. Mi diverto sempre. Poi vediamo se ci sono altre domande, rispondo. Poi arriverà altra gente, quando la live è finita mi farà le domande, io risponderò, ovvio. Vi
Vedo che ci sono ancora domande che arrivano sul video del commercialista, questo mi fa molto piacere. Ah, spero di averti, scusate, spero di averti risposto, Domenico. Ok, usalo, usalo, non fa male. Però poi quando vai in abbonamento io direi di no, perché non è all'altezza di quello che si potrebbe fare con altri strumenti. Ok, ok. Stavo dicendo... Ah, la live del commercialista. Fa piacere, questo vuol dire che è stato interessante, che ha aiutato sicuramente qualcuno. C'è un ragazzo che avevo già visto su LinkedIn quando scrivevo i post che mi metteva like, Remigio, se non mi sbaglio, che grazie a quel video è riuscito a avere il rimborso dell'IVA da un suo fornitore dalla Spagna, e questo è importante perché chi non lo sapeva si perdono dei soldini o comunque non si è perfettamente in regola, ok? Perciò fate attenzione. Se non ci sono altre domande, oggi è mercoledì, giusto? Sì, perché io sono un po' fuso ultimamente, vedo il calendario, sì, è mercoledì. Oggi ho avuto un problema di linea non indifferente, non riuscivo, avevo due consulenze, sono purtroppo saltate e devo recuperare. Tutti i piani saltano. Si accavallano. Visto che ci sono, qui se c'è gente che è nel settore automotive, altro settore che sicuramente avrà bisogno di, non rispondo, rispondo dopo, e che avrà bisogno di darsi una regolata il settore della... Tutto ciò che riguarda la cura della pelle, mettiamolo erboristeria e anche ciò che riguarda pelle, cioè cura dell'essere umano, mettiamolo. Allora, automotive, cura dell'essere umano, ferramenta. Poi quali sono gli altri settori che volevo dire sta cosa. Ce n'era un altro, e cartolerie. Cioè, questi sono quattro settori che moriranno. Nel senso, a livello fisico, sono settori che già stanno penando un casino, specialmente automotive e cartolerie. Allora, l'automotive è già da 3 anni a questa parte che sta subendo un calo incredibile nel negozio fisico, perciò tutti si stanno dirottando verso l'online, ok? E chi ancora non è cosciente di questa cosa, vi do io la coscienza. Andate online prima che sia troppo tardi, ok? Ci sono molti settori, molti negozi automotive che stanno avendo grosse difficoltà. Mi ha raccontato una cosa un cliente che è in master e che sta facendo l'avanzato con me, Vittorio, non mi ricordo il cognome, ma mi ha confermato la cosa. Mi diceva, prima veniva il contadino che doveva riparare il trattore perché aveva in corso, doveva fare la vendemmia, una stretta di mano, e lui poi tornava, dopo la vendemmia, tornava e saldava il suo debito. Ora dice, c'è gente che acquista al banco ed è sempre poca, sempre di meno, e per 50 euro ti gira la schiena, ok? Perché ti deve 50 euro. Non solo, ma persone vengono e dicono: io ho visto su eBay, ho comprato là, qua costa di più, costa... E ci sono molti banchi, io li chiamo banchi, c'è per dire negozio, dove sono così, che aspettano le persone. Allora, se non si vuole chiudere, se non si vuole... È un mondo crudele, mettiamola così, ok? È un mondo crudele, bisogna, non dico adattarsi alle situazioni. Sì, ci sono, sono qua in live, c'è uno, Antonio Patella, sì, sono in live, però non vedi il tuo, ok? Ci sono molte situazioni che bisogna rendersi conto al momento. Chi arriva dopo è non fregato, però ha difficoltà a entrare in un mondo che è già in corsa. Chi entra adesso in automotive
deve darsi veramente una mossa, perché è un settore molto competitivo, dove anche le logiche di mercato sono state create in maniera errata all'inizio. L'errore più grosso che fa il settore automotive, che sono dei big player all'interno di questo settore che stanno all'inizio, hanno dato il catalogo in mano a cani e porci, che non erano per forza derivanti dal settore automotive, perciò erano anche persone che non ne capiscono una mazza, volevano soltanto vendere online, e queste, pur di fare numeri, hanno sbaccato i prezzi. O c'è il grosso colosso che vende in dropshipping, ok? Cioè vende a te i pezzi perché tu li vendi tramite internet, e poi lui stesso vende tramite internet, addirittura con partita IVA differente, aperta società differente. Questo per non creare problemi al proprio business, che è dropshipping, fornisco ai clienti, fornisco a chi vuole vendere, ma vendo anche io con un prezzo più basso. Perciò guerra su guerra, ok? E poi anche gente che importa dall'estero con l'IVA più bassa e non fa lo scorporo dell'IVA e vende a un prezzo più basso perché l'IVA in quella nazione è più bassa. E capisci che danni che ci sono. Perciò entrare oggi come oggi in un mercato che è già così, bisogna essere preparati, perché se no poi non è che dici sì, vabbè, metto 10 prodotti e finito il mio catalogo. Cioè, il settore automotive è un disastro. Cioè, ce ne sono tanti quei prodotti che ti passa la voglia. Ok? Perciò fate attenzione. Altro settore, garden e ferramente, cose del genere, anche quello è un settore che è esploso 2 o 3 anni fa, e ora chi non l'ha fatto, chi non la sta facendo un errore, perché la ferramenta man mano sta perdendo colpi, la fisica, ok? E perderà, però diciamo che se dovessi fare la scala di chi sta messo peggio è automotive, cartoleria, garden, cioè ferramente, cose del genere. Parliamo del garden. 3 anni fa è esplosa, 4, ok. Ci sono anche là big player che hanno fatto la stessa logica dell'automotive. E chi entra adesso deve cercare di, secondo il mio punto di vista, non vendere tutto, ma vendere per settore, ok? Specializzarsi in un settore. Settore all'interno della nicchia del garden, della ferramenta, vedevo adesso, Marco Antoniello, ok, con gli articoli di ferramenta Home Garden stiamo facendo la guerra dei poveri con i prezzi a ribasso. È così. Ok, però ti mi presento una cosa, che ci sono due logiche da seguire, ok? Se la tua logica è sempre stata quella di avere il prezzo più competitivo e lavorare solo su quello, sei fottuto. Cioè non hai via di scampo. O cambi mentalità, entri in un'altra mentalità che è diversa, ok? Perché, ma non per vantarmi, ok? Però la mia logica è che quando uno entra in un corso o entra nella mia consulenza, l'ultima cosa da toccare è il prezzo. Devi essere allineato, non devi essere sotto costo come fanno quelle che si stanno sbaccando, perché prima o poi saltano. Perché, ragazzi, chi va sotto costo, chi va proprio alla guerra dei poveri, basta un solo intoppo, basta un solo intoppo, uno scoperto per qualsiasi problema, sei fregato. Prova a immaginare eBay ti blocca per qualche motivo per 40 giorni. C'è uno scoperto incredibile, c'è merce ferma, salti, salti, non puoi. Guarda, l'anno scorso, 2 anni fa, mi ha contattato una grossissima ferramenta, ok, fatto consulenze e tutto, ma sai perché mi aveva contattato? Ho detto perché se io vado avanti così, ok, salto, e c'ho 6 dipendenti, non posso saltare, perché lui ogni mese andava a toccare i prezzi per come li facevano la concorrenza. Logica sbagliatissima. Ok, è meglio posizionarsi con un prodotto e attirare persone al proprio prodotto senza dover fare la guerra dei poveri, che far vedere soltanto numeri, fatturati enormi nel trimestre, e poi alla fine questo rimane un cacchio, non ne vale proprio la pena. Concentratevi su soli prodotti e lavorate a blocchi. Buona. Garden. Cartoleria. Mamma, quella è un disastro. Primo perché
Allora, la cartoleria è sempre stata abituata ad aspettare il lavoro, cioè che arriva in automatico. E si apre la scuola, boom, boom, e arriva Natale, boom, boom, e arriva quello, i bambini, carnevale, tutto è rallentato. Ok? Se quello dell'automotive era così, quello della cartoleria sta sbattendo la testa contro gli spigoli vivi, che è ancora peggio, cioè stanno proprio messi male. E chi adesso è in cartoleria non può pretendere di vendere ciò che vende in cartoleria su eBay. Dice, ah, vado su eBay e vendo le penne. No, ragazzi. E vendo gli zaini della Invicta. Ti fai male con gli zaini della Invicta. Ok? Anche perché su eBay va un mercato, è un mercato differente rispetto a quello che c'è nel negozio fisico. Non ti puoi permettere di vendere le stesse cose, prima analizzare il mercato, vedere cosa fanno e non iniziare a dire ma quello vende di più, quello vende di meno, quello vende sotto costo, ti fai soltanto del male e non parti nemmeno. Poi c'è una bella analisi di mercato, capire quali prodotti potrebbero andare bene. Tempo fa mi ha fatto una consulenza alla cartoleria ed era fissata con gli zaini in vendita. E no, ma devo vendere. Ho detto no, quelli io non li tocco proprio, perché là già si stanno facendo un male incredibile. Zaini in vendita, poi altri zaini, non mi ricordo comunque. Siamo andati su altri oggetti che avevano minore rotazione, avevano comunque una richiesta che ti consentiva di metterti qualcosa in tasca, più che altro recuperare i soldi che tu stavi perdendo perché hai il materiale fermo e non andarsi a scontrare con i zaini dell'Invicta. Anche perché poi, se entri nella logica degli zaini, facciamo l'esempio, appena arriva la stagione, tu vuoi fare numeri, allora ne acquisti un botto, e poi cosa fai? Se non li vendi, rimangono sulla schiena quelli. Non è che finita la scuola continui a vendere a botto, cioè, capito? Questo è un problema. Perciò, di questi settori qua, chi è intenzionato a farlo, di entrare in eBay, o lo fa ieri, o è già troppo tardi. Ok, come si dice a Bergamo, mi fai il lavoro per ieri. Ti sto aspettando. Aspettava le 18. Ti ho scritto in privato, ti aspettava alle 18. Non so, adesso vedo un attimino perché oggi mi è caduta la linea, sono stati tutti i programmi. Adesso verifico, ok? Sicuramente ci sarà qualche intoppo. Ok, vendita vino per estero, Europa c'è poco mercato? No, c'è mercato, il problema sono le spedizioni. Maurizio, chi fa vino? Chi spedisce vino deve avere le bottiglie in alveare, cioè deve mettere delle confezioni particolari, perciò o c'hai dei numeri dietro che ti garantiscono e sei partito piano. Io dico, si possono arrivare a fare dei numeri interessanti anche all'estero, ma bisogna partire dall'Italia, farsi le ossa, verificare questo e quest'altro, perché è un settore molto tosto, dove là lavorano tantissimo in asta, ma proprio un botto in asta. Cioè, bisogna avere anche la capacità di poter sopportare questo tipo di mercato, ok? Perché ci sono anche situazioni dove c'è qualcuno che pensa di entrare con dei vini speciali e poi alla fine si rende conto che su eBay li sbaccano. Perciò fate molta attenzione. Ok, Angelo da Auriglia. Dopo aver seguito qualche consiglio di Max nel settore auto, ho iniziato a vendere su eBay, senza fare la guerra dei poveri, ma avendo il giusto guadagno sulle vendite. Ora aspetto per il corso per crescere e migliorare. Grazie a te, grazie per il momento. Mi ha risposto e detto grazie a te. Vedo subito Antonio Patella, non tranne se. Non dovrei avere nessun appuntamento, non mi sembra, tranne se non è saltato qualcosa, verifico, ok? Adesso vedo un attimino anche sopra le mail se ho un appuntamento, una call, non mi ricordo. Perché, ripeto, mi è saltata la linea oggi, sono saltate due consulenze, sono probabilmente in palla, però questa live la volevo fare già da un po', ho dato precedenza a questa, però non mi sembra che. Verifica, Antonio, eh.
Vendo vino in America. Ma in America te lo fanno passare il vino? Hai fatto qualcosa perché. Ok. I miei americani non sono molto cordiali con ciò che riguarda gli alcolici, gli ingressi alcolici. Ok, va bene. Consulenza, quando possiamo farla? Boh, devo essere sincero. Ci sto rimanendo così. Forse non associo l'indirizzo email, va bene, non c'è problema, adesso Antonio lo vedo. Bene, ok ragazzi, rimaniamo, ho dato qualche domanda, mi hai fatto qualche domanda, io ho risposto, poi ho dato alcune indicazioni su questi quattro settori che secondo me datevi una mossa, siete in questo gruppo e volete partire con eBay, fatelo il prima possibile, perché sono settori che stanno fisicamente stanno collassando, l'automotive e le cartolerie stanno proprio collassando, ok? Poi dice uno, senti, a me mi rompe le palle andare su internet, non è giusto che questo accada, o ti dai una mossa, cerchi di fare qualcosa a livello di marketing fisico all'interno della tua attività, però ad esempio le carte, guardate una cosa ragazzi, che ad esempio le edicole stanno morendo, non ce ne sono quasi più. Perché ormai la carta sta andando via, nel senso che l'online porta via ormai il traffico della carta. E dietro la carta c'è anche l'edicola, c'è anche la cartoleria. Ok? Molte scuole si stanno adottando di tablet, di computer, di la lavagna elettronica, perciò tutte quelle piccole cose che andavano a servire, man mano i volumi diminuiscono. E se i volumi prima erano tanti, venivano divisi in tanti, ora i volumi sono di meno e devono essere divisi sempre sulle stesse persone. E i numeri a fine mese non tornano. Cioè, datemi una mossa. Con criterio però, specialmente automotive è questo. Garden, sì, si fanno la guerra dei poveri, ma secondo me c'è ancora molto margine perché si possono specializzare. Automotive anche là bisogna specializzarsi. Okay, bisogna trovare la nicchia, c'è niente da fare. Poi verrete copiati, però avrete la capacità di costruirne un'altra, non ci vuole molto. Ultima ricordo che chi non è dentro gruppo 6 ore, perché si è perso con l'ultimo gruppo 6 ore di ottobre, venerdì chiude la masterclass, ok? E a gennaio aprirà il nuovo corso 6 ore, non so le date. Cioè, per il resto, io vi auguro una buona giornata, spero di avervi dato qualche info e vi faccio rivedere la mia maglietta perché è importante. Everything I need to know about creativity I learn by making mistake. Ok, perché sono al contrario, non riesco. Bella. Buona serata a tutti. Alle prossime. Ciao ragazzi, Antonio, verifico. Ci sto. Ok, allora aspetta, salutate però, guardo Alessandro. Riguardo alle edicole, i bundle si vendono bene online. Esempio, un'inserzione con astuccio, zaino, perfetto. Solo così te la puoi campare. Questa è una tipologia di prodotto che funziona. Io dico sempre i banana box, che sono delle cose un po'. Creo in America vengono chiamati così, ma creo un pacchetto dove è il set, ok? Il set per fare, il set per andare a pesca, il set per il bambino, il set per. Vuoi il set per disegnare in A4? Ti creo il set perfetto. Non per questo Alessandro è Masterclass. Vabbè, mi sapeva già perché lui è un imprenditore. Ma comunque.
Masterclass aiuta anche a vedere queste logiche. Dai, saluto anche Carlotta che è arrivata adesso. Ma io questo Antonio Patella me lo sono perso. Ti vado a prendere, Antonio. Ciao ragazzi, alle prossime, mi raccomando, in bocca al lupo a tutti. Ah no, aspetta. Non mi arrivano i messaggi dopo, io voglio chiudere, poi vedo i messaggi, che cavolo, sembra anche brutto. Allora, ciao Antonietta, ciao Maurizio, Roberto Palma, che livello? A livello di magliette? Ah, dipende. Allora, chi fa roba digitale ha il grande vantaggio di utilizzare, sapete cosa? La fantasia. E là puoi fare numeri. Se inizi a seguire quella che fanno gli altri, sei fottuto. Invece di avere molta fantasia e creare dei prodotti o renderli differenti, ci vuole un po' di tempo, ma là puoi fare numeri. E perché poi la tua mentalità inizia a crescere in quel modo, e allora se ti copiano tu vai avanti, ne fai altri modelli, vai avanti. Io dico che chi è nel settore dove ha qualcosa che può essere creato in maniera digitale, ma arriva dalla fantasia, può fare sempre numeri, ok? Non li fa se rimane con le vecchie logiche. Ah, quelli stanno vendendo quelle magliette. Io, no, ma come fanno? Se così, no. Ok. Certo, bisogna partire in qualche modo, però. Giuditta, vorrei sapere qui, in questo gruppo, i live, in ogni quanto li fai? Direi a caso. Non c'è una logica ben precisa. Perché quando trovo spazio, trovo tempo, tra una consulenza e varie cose, la faccio. Più o meno, ad esempio... Adesso è un po' che non le facevo, però ad esempio il mese scorso, se non mi sbaglio, una settimana le facevo, ok. Poi ci sono alcune live organizzate. C'è stata una live con Frankie Pannullo tempo fa, che è la testimonianza di un corso a 6 ore. Poi ci sono altre, la live con il commercialista. C'è stata un'altra che era su, questo molto tempo fa. Comunque, nella sezione video, che trovi alla tua sinistra, qua dentro la pagina Facebook, ci sono video, file, trovi molte cose utili, ok? Ci sono, se non sbaglio, c'è la live sul DSR, sull'aumentare le vendite prendendo vecchi prodotti morti, li chiamo così morti, sono quelli che non fatturano. Ah, ma sei qua dall'inizio, Carlotta, va bene. E ce ne sono tante altre, vai a vedere, ok? E ho visto Facebook mi diceva, aspetta che lo vado a prendere, Carlotta Romagnoli guarda la trasmissione, dopo il sorriso di Antonio Patella. Perciò ho detto, vabbè, è arrivata adesso. Va bene, dai. Ora vi saluto, aspetta che guarda, non ce ne sono più. Ciao, ok, dai, alle prossime ragazzi. In bocca al lupo. Crepi, la mia maglietta.